Ciao a tutti, creators, e benvenuti in questo nuovissimo video. Non siamo su The Wardrobe, ma siamo su un nuovissimo gioco chiamato Sherlock Holmes è il cattivo figlio, o fratello, o non mi ricordo d'altro che significa, ma penso più che sia figlio. Bene, ragazzi, ci troviamo in questo gioco che a mio parere l'ho trovato di una figaggine utile, perché io quando penso a Sherlock Holmes penso appunto a indizi, enigma e cose paradossi e non paradossi. Fatemi sapere se il gioco vi piace, perché a 15 visualizzazioni farò il secondo episodio. Senza indugio andiamo a vedere di che si tratta. Allora, detective scrupoloso, segugio infallibile. Assumiti la mia grande ruota e famoso. Mettiti a dura prova con le tue doti di detective scrupoloso, non lo so. Confessione di una preda. L'icona dell'area deduzioni appare ogni volta che in cui nuovo indizio può essere combinato per aggiungere ok. Puoi aprire il registro quando vuoi e verificare i tuoi progressi nell'indagine attuale, incarichi, prove, eccetera. Ragazzi, dobbiamo appunto assumere al personaggio di Sherlock Holmes e andare a risolvere indizi per poi andare appunto a capire di che si tratta. Io lo trovo una figa assurda. Vediamo. Oh my god. Minchia. Oh. Scene a caso, ma capiremo più avanti, spero. Una foglia. Oh mio Dio, tante foglie. Oh no. Bene, li abbiamo seminati. Non so chi, cosa e quando. Oh cazzo, che abbiamo seminato? Sta sopra di noi. Scappa! Io non sto a fare un cavolo, però. Minchia! Mi avrà colpito? Chi lo sa. Ah, 48 ore prima, quindi 2 giorni fa. Sì. Oh, mi scusi, la disturbo? No, prego, signora. Sono la signorina Alice de Bouvier. Sono la nuova vicina del signor Holmes. Oh, non ho avuto il piacere di. Sono il dottor John Watson. Possiamo aiutarlo in qualche modo? Non ho alcun problema, Watson. Allora, di cosa si tratta? Quel bambino che tira col naso, col naso dietro di lei, se ne liberi, Watson. Mal di testa pure io. Ma trema per il freddo ed è sconvolto. Cosa gli è successo? Il piccolo Tom ha bussato alla porta sbagliata. Oh, forse piangeva troppo forte. Povero ragazzo, vieni, scaldati vicino al fuoco. Posso offrirle una tazza di tè, signora Ina di Bovier? Ecco, io. Non credo che disturberemo qualcuno, vero? Immagino di no. Poiché lei è la nostra nuova vicina, forse è meglio che sappi che qui ha a che fare. Inizia a preoccuparmi. Ecco, il signor Horst sta regredendo. La sua malattia lo affligge quando non ha niente da fare. Diventa completamente asociale. Oh, ahimè, si tratta di un caso molto difficile, incurabile. Deve restare tra noi, naturalmente. Ci te lo racconti a cani e porci. Oh, capisco, è molto triste. Ma c'è una cura, anche se temporanea, un'indagine avvincente. Molto probabilmente se rifiuterà questa, le sue condizioni peggioreranno. Sono ancora qui? Se non ve ne siete accorti, non sono caduto dalla finestra. Benissimo, allora. Grazie, signorina. Vediamo, dottor Watson. Ah, ecco la prima indagine, ragazzi. Bimbo piagnucolante, perché sei qui? Dimmi, ragazzo, cosa ti porta qui? Si tratta di mio padre, signore. È scomparso. Non so che fare. Ciao da pacca. Allora, esaminiamo il corpo per trovare tutti gli indizi necessari. Allora, occhi arrossati. Congiuntivite ha pianto, secondo me ha pianto, poi non lo so, ha perso il padre, cavolo, che cavolo può essere successo? Allora, pelle chiara, malnutrizione, interessante. Oh, c'è un
Nato nel 1888, anni addirittura. Ah, c'è genitori amorevoli, ma anche da pezzi, quindi vuol dire che non è ricco. Cos'altro possiamo sapere dai suoi panni? Ok, e poi cosa facciamo? Ah, di si va avanti, ah, si va indietro. Quindi andiamo avanti. Che cos'è qua? Mappa di Londra, sa leggere e usare le mappe, addirittura. Google Map ti fa un baffo, Billy. Ah, c'è una cosa alle mani. Malformazione o una ferita? Penso che sia una malformazione, perché non credo sia una ferita, però posso anche sbagliarmi. Poi cosa vediamo? Niente più utile. Come si chiama? È scomparso? Cosa è successo? Cosa è successo? E quando è stata l'ultima volta che l'hai visto? 3 settimane fa è partito per un nuovo lavoro, ma questa volta si comportava in modo strano ed era arrabbiato. Strano? Strano come? Mi ha detto, figliolo, parto per un impiego speciale, non osare muoverti da qui. Credo che qualcosa sia andato storto. Come si chiamava? George Hust, signore. Scomparso? La polizia cosa dice? Cucucucucu. Che cosa è successo? No, aspetta, non ho capito sta cosa. E quindi? La polizia non mi crede. Dice che mi ha abbandonato, ma non è vero. A cosa stai pensando? Sia tu che tuo padre siete in pericolo, saresti dovuto venire molto prima. Avevo paura, non ho famiglia. Come non hai famiglia? E non ho un altro posto dove andare. Se il padrone di casa scopre che mio padre mi ha lasciato, mi lascia per strada. Povero bimbo. Tom, sei stato molto intraprendente, saremo prudenti. Se solo mia madre fosse qui. Andiamo. Benissimo, puoi darmi il tuo indirizzo, Tom? 12 Dorset Street, primo piano, porta e si trova a Witch Bell, signore. Ma non ho soldi per pagare. Ti ho parlato di soldi, Tom. Il tuo caso mi sembra la medicina di cui ho bisogno. Ci vediamo lì tra poco. Oh, grazie, signore. Bene, bene, bene. Quindi mi posso muovere? Allora, qui al 14, qui al 13, qui al 15, è scomparso il 12. Eccolo qua. Apri? Bravo. Stanza E, A, B, C. A, B, C. Qui si esce, che cavolo c'entra? Andiamo sopra. Bussi. Ah, questa è la nostra casa, signor Holmes. Katie. Diamo un'occhiata. Cerca i particolari che altri tenderebbero ad escludere. Quindi vestiti vecchi, ha qualcosa in tasca. Pezzo di carta, addirittura. Ok, posso ruotarlo? Oh, che figo. Della colla, probabilmente è stato staccato da un muro. Bene. Adesso sappiamo che abiti vecchi sporchi. C'è un piano di sopra. Poi, che cosa altro sappiamo? Dei fogli. Pagato, pagato, no? Ha pagato le sue fatture prima del necessario, per garantire la sicurezza e il nutrimento a Tom. Strano. Chi è? Mia madre, signore. Lei è morta quando ero molto piccolo. Mio padre mi ha detto che com'era. Ma è tutto quello che ho. Mi dispiace, Tom, pure a me, ma a questo punto non ci può interessare per le indagini. Allora, strano magazzino. Ah, ecco, che sapeva. Legge di notte. Interessante.
Dovranno essere usati più avanti nell'indagine, addirittura. Quindi dobbiamo prima parlare con Tom e poi usarli. Ok. Esci. Andiamo sulla scaffalatura. George Hurst was providing his son with the best Però education. Father bought all those books for me. He didn't tell me. ah, ma che è storia di Pinocchio. Well, I can see the preparations for peasant soup, a clever concoction for somebody with apparently no E culinary infatti. skills. Food's Il running cibo low. scarseggia, sono Even passate già 3 settimane dalla scomparsa di Figlio Food's George. running E low. basta? Vabbè, Already 3 weeks andiamo a since vedere il piano di George's sopra. disappearance. Ma che ca... Too dark, I can't. quindi ci vuole la candela. E si candela, io wanna... Io tengo la candela, non la vado a piglia. Ok, nel frattempo parliamo... Spero che trovi mio padre. I hope you'll find my father soon. Ok, mi serve la candela. Piglia. Bravo. Bravo figliolo. La candela giustamente va accesa, siccome qui c'è un camino. Che cosa curiosa. Allora, premi tab per vedere la candela. C'è con un pacchetto di fiammiferi, quindi... Ah, non mi serve trovare niente. Abbiamo sbloccato anche la casa di Urst. Bene. Nel frattempo però non dobbiamo, se vogliamo andare alla risoluzione del caso, non dobbiamo trascurare niente. Perché possiamo anche andare avanti col gioco, però comunque non risolviamo il caso, perché manchiamo di indizi. Mo sì che ci vedo. Allora abbiamo messo la candela, che cos'è questo coso? A leather satchel, what's in it? Aprila. Che cavolo? Lettera per George Hurst. Salve George, so che per te è difficile trovare un lavoro e che devi nutrire e vestire tua figlia. Così ho legato a questa lettera il volantino di un pub. Ho sentito dire che lì un tizio offre un lavoro speciale. Forse potrà aiutarti, lo spero. Buona fortuna. Bene. Quindi è stato mandato a questo pub per... vabbè. Per prendere sto lavoro, qui non c'è nient'altro, mi pare. La candela la lasciamo qua sopra, che ci frega. Ok, George, mi sa che ho preso tutto qua. Per lustro e tugurio, vabbè. Scopri di più sul lavoro speciale. Beh, grazie. Ciao, Did you George. hear anything about it from your father, Tom? My Mio father padre è un wouldn't cliente drink. abituale, ma non è un He's not alcolizzato, signore. È vicino, su North Street. Allora, non è un alcolizzato, ma stava sempre nel pub. Si può sapere a fare che? No, sono curioso, proprio curioso. I need to heal it to find a position. Che ha detto? Bosses beware. When we're screwed, we multiply. Eh sì, vabbè. C'è un palo, è strano. No, sta cosa non l'ho capita del palo. Ah! Che cosa? No, aspetta, non ho capito. Oh mio Dio! Oh che figo! Dove cavolo vai? Complain only to myself or to Watson. Ah, quindi devo rigliare, allora righiamo quest'altro. Questa è quella che ha dato il lavoro, forse? Vediamo. A man who L'uomo che suggests offre questo spending impiego your speciale ha Christmas dei with a baffi e servant with short basettoni. whiskers. Ah, scoperta altra cosa, ragazzi.
Quindi possiamo sederci qua. E che cavolo la metti a fare l'interazione? Ehi, Billy, un drink, grazie. Forse è quello. Come no? È tizio. È i baffi e i bassettoni. Oddio. Allora sì, cretino. Ok, allora urliamo loro. Sediamoci qua, facciamo finta di niente. Papà, io non ti sto seguendo. Beh, il tizio che offre gli impieghi speciali non deve mai be non beveva mai alcol. Ma è che è un gioco di parole? Ditemi direttamente chi cavolo è. Quindi l'uomo che cerco ha i baffi e non beve mai alcol. Cioè, il barista? Padapontish. È per forza. O quello che suona, due sono le cose. Che? Vuoi andare da Bugs Bunny? Allora, dobbiamo esaminarlo. Perché ha questa faccia rossa? Barba, baffi. Baffi, ovvio. Sì, ma ha una faccia che fa schifo. What? No, scusate, ma... Ah, bevanda. Quindi non può essere. Gesù. Ci voleva lui che per me lo dire. Ma secondo me o è lui o è il barista. Ma come si fa a farlo smettere di suonare questo tizio? Andiamo da Bugs Bunny, che ha detto. È quello! Oh mio Dio! Quello sta bevendo acqua! Oh Gesù, io l'ho detto dall'inizio. Allora, sta bevendo acqua. Quindi non sta bevendo alcol. Poi ha la barba e i bassettoni. E anche i bassettoni. Mi sa che è lui. E quindi? Tieni premuto Q per far passare il tempo. Ma che figata! La 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 la. Non cambia niente, questo è un cretino. 30 minuti dopo. Dio, si è messo il cappello. Perché ha strappato sto coso di missing? Scomparso. Interessante, una persona scomparsa dovrei scoprire di più. Altra persona scomparsa, eh? Bene ragazzi, per questo episodio è tutto. Volevo sapere, voglio sapere se vi piace. Io lo trovo abbastanza figo. E oltre a questo ci sono due persone scomparse, il padre di Tom e sto cristiano che non ho capito chi è. Se volete che continuo, ragazzi, mettete mi piace e condividete. Alla prossima, ciao crazers!